Il servizio civile incontra o levano sul Tusciano gli investimenti futuri. Questo è il titolo dell'incontro tenutosi ieri presso l'aula consiliare del Palazzo Comunale di Olevano sul Tusciano. Ad intervenire il sindaco Michele Volzone, l'assessore alle politiche giovanili e sociali Davide Zecca, il presidente di Amesci Enrico Maria Borrelli ed il consigliere regionale del PSI Enzo Maraio. Siamo partiti dal 2016 con 8 volontari, era la prima progettazione dell'ente. A seguito al 2017 abbiamo avuto altri 8 volontari, quest'anno sono partiti già da ieri, 20 febbraio, 12 volontari. Lo scorso 9 gennaio, ultimo giorno utile per presentare i progetti di servizio civile al Ministero, abbiamo presentato 3 progetti che metteremo in atto dal 2020 sul nostro territorio con 20 volontari. Stiamo adesso, dal mese prossimo, affronteremo anche un nuovo accreditamento al servizio civile universale, quindi passeremo da quello nazionale a quello universale, dove accrediteremo anche altre sedi, oltre alle 3 sedi accreditate, quella la biblioteca, l'aula consiliare, la casa comunale e l'informa giovani di Monticelli, aggiungeremo altre sedi, quali l'ex macello comunale, il centro prodotti tipico salernitano, aggiungeremo la protezione civile, la sede della protezione civile, il centro polivalente Giovanni Barra situato nella frazione Salitto, quindi possiamo aumentare anche a 30 unità il numero dei volontari per il futuro, quindi la prossima scadenza utile progetteremo per 30 unità, quindi aumenteremo ancora il numero sul nostro territorio. Ma è una misura sicuramente importante che nel volgere di 15 anni in Italia ha portato centinaia di migliaia di persone, quasi 500.000 di giovani ad essere impiegati in qualche modo con il lavoro e quindi un primo approccio con il lavoro ed è diventata una misura di ammortizzazione sociale della disoccupazione giovanile soprattutto qui al sud. Quindi una misura importante, significativa e ci auguriamo e faremo di tutto affinché l'attuale governo nazionale continui ad investire sul servizio civile, seppure noi siamo tutti preoccupati invece per le scelte in direzione opposta che questo governo ha maturato nell'ultima finanziaria. Quanto alla Regione Campania, è chiaro che la Regione Campania è un partner importante del governo per portare avanti le iniziative per il servizio civile, ci sono delle leggi, dei finanziamenti importanti che la Giunta regionale guidata da De Luca sta portando avanti e quindi ad Olevano, come in tanti altri comuni, sicuramente in tutta la Regione Campania, questa opportunità data ai giovani di avere un primo approccio col mondo del lavoro, tra l'altro un periodo che viene anche riscattato ai fini poi finali del pensionamento, è sicuramente una misura che va sostenuta, va accompagnata e favorisce i giovani.